A che cosa servono i ricordi? Perché abbiamo la capacità di ricordare? Volentieri ricordiamo le cose belle, perché tendiamo verso il piacere, vogliamo essere soddisfatti. E se non ci piace la realtà in cui viviamo, allora immaginiamo qualcosa di meglio. Ma siccome non vediamo bene nel futuro, andiamo a ripescare con la memoria qualche episodio nel passato che è stato piacevole. E magari è accaduto per un minuto, ma ce lo raccontiamo 1.000 volte. Così, con l'artificio della fantasia, rendiamo quel minuto molto più durevole. Ci sembra di rivivere le sensazioni fisiche, la soddisfazione di momenti felici e procediamo così, andando avanti verso un futuro ignoto, confortati dal passato. Ora, il punto è che tra i tuoi ricordi ci sono anche dei ricordi che non ti aiutano a costruire il futuro. Va bene ricordare le cose piacevoli, ma ricordare qualcosa che è accaduto una volta è l'atteggiamento giusto per costruire il futuro? Ho capito che il futuro davanti sembra invisibile, ignoto, sembra una nebbia. A maggior ragione devi darti da fare per costruire un futuro invitante. Puoi usare i ricordi come base di esperienza per elaborare una strategia. Una base, perché la strategia naturalmente deve essere adatta al tipo di futuro che vuoi creare, che probabilmente è diverso dal passato che hai vissuto, quindi ti serve addestramento. Allora, decidi di scegliere i ricordi che ti motivano. Riconosci nelle tue esperienze passate il valore che hai dimostrato di avere. Addestrati per investire il tuo valore e soprattutto crea un futuro invitante. So bene che nel tuo passato ci sono dei momenti non felici, sono accadute cose che ti hanno fatto paura, sono accadute cose che ti hanno addolorato e quindi a volte rischi di inciampare nei ricordi privi di vitalità e di non vedere il futuro, o addirittura di rifugiarti in quel minuto di felicità che hai vissuto una volta e ripeterlo, sperando che ancora assapori quella sensazione per riempire il vuoto. No, c'è un atteggiamento migliore. Ho creato un corso che si intitola Vincere la paura, creare il successo. Vincere la paura che è inglobata in certi ricordi negativi e creare consapevolmente il successo. Tu vai verso il futuro. I ricordi sono importanti, servono per dimostrarti che tu sei stato capace di concludere qualcosa di bello e per dimostrarti che la vita può essere bella, come quando ti sorride, adesso tocca a te. Adesso tu sei sufficientemente abile per capire come assemblare questi elementi. Vincere la paura, creare il successo. Questa è la tua occupazione giusta. Nel momento in cui ti senti un po' confuso, scegli di vincere la paura, scegli di creare il successo. Seleziona dai ricordi i semi dell'esperienza, addestrati, diventa una persona migliore e crea il futuro invitante che senti giusto per te.